Il concerto di Sfera Ebbasta resterà memorabile per cose assolutamente poco belle? Il rapper ha dovuto assistere ad una vera e propria tragedia. Appunto, c'è stata una vera e propria strage al concerto di Sfera Ebbasta. Morti 6 minorenni. Un vero e proprio dramma. Ecco cosa è successo poche ore fa, in un concerto, che avrebbe solo dovuto divertire tutti. Sfera Ebbasta, tragedia al concerto. Una vera e propria strage. Al concerto di Sfera Ebbasta, ad Ancona, purtroppo, per una goliardata, 6 persone sono morte nella calca, che cercava di fuggire dal locale. La furia e la paura sono stati scatenati dallo spruzzo di uno spray al peperoncino sulla folla, ed ha creato un fuggi-fuggi generale. Le vittime sono minorenni. 2 ragazzi e 3 ragazze. Una tragedia. Il panico si è scatenato sul finire del concerto, tra mezzanotte e l'una. All'improvviso, nella folla, un folle ha usato uno spray urticante e la gente impaurita ha cominciato a fuggire. Le uscite di sicurezza, secondo quanto scritto sul sito dell'AGI, non hanno funzionato. Secondo le fonti, pare ci siano stati 6 morti, e un totale 120 feriti, tra cui 10 gravi, che hanno riportato lesioni per schiacciamento. Il racconto del papà di uno dei ragazzi al concerto. Al programma su Radio Rai 2, I Lunatici, è intervenuto il papà di uno dei ragazzini, che era presente quando è accaduto il fatto. Queste le parole dell'uomo in diretta 2. Mio figlio e i suoi amici sono stati fortunati perché la corriera che avevano preso per andare al concerto ha fatto tardi ed è arrivata poco prima che il fatto succedesse, e quindi non hanno fatto neanche in tempo ad entrare. Quella che è stata per il ragazzino una sventura, si è rivelato quindi provvidenziale. L'uomo poi spiega 2. L'ingorgo mortale si è creato all'interno della scalinata all'ingresso del locale. Era difficile entrare ed uscire. Sarebbe scoppiata una rissa, me l'ha raccontato mio figlio che si trovava lì. A quanto pare, chi ha usato lo spray urticante sarebbe stato già individuato. Speriamo che chi ha combinato tutto questo paghi presto.